parte fattoriale di Roma e sto facendo lo spiego il giro, ma c'è molto vento, il tempo, guardate, non è il peggiore che mi è arrivato, anche c'è il sole, non è freddissimo, ma fastidioso vento, il peggio che c'è, quindi il peggioramento, e c'è grande fibrillazione, grande fermento per capire come andranno le previsioni nei prossimi giorni, da oltre a che stanno incontrando, come vi ho detto, ci sarà grande alternanza, un grande battitore. Poco fa ho appena guardato l'ultima missione del modello americano che ci riporta il gelo sull'Italia con a meno 10, meno 12 a 850 ectopascal. Dopo questa prima ondata che ci sarà, che già sta iniziando con questo peggioramento, che a cui seguirà del freddo e delle nevicate a quote basse a metà mese, oggi sarà così, questa alternanza continuerà per giorni. Scompare l'annullamento del corpo e del flusso atlantico, e ricompare una saccatura potente e fredda, anche due le porte, l'ultima missione GFS 06, con freddo vero e probabile e possibilità di un passaggio di nuvole perturbate e nevicate a quote veramente basse anche al centro. E il modello europeo oggi nell'ultimo pannello ci propone un inizio di saccatura che potrebbe evolvere in maniera molto simile, quindi attenzione a dire ogni emissione annulla tutto. C'è un impianto, è fantastico, c'è un vortice polare molto debole come sto dicendo in tutti i video, e continuerà così per giorni questa alternanza, ma attenzione che la via della tenuta del blocco, comunque dell'arrivo della saccatura artica pesante, ben organizzata, è una via abbastanza probabile, percorribile, sicuramente non ha minori probabilità dell'annullamento del blocco stesso, quindi attenzione a vedere, guardate quello che è uscito adesso e vedrete che usciranno altre emissioni fantastiche. Io aggiornerò come sempre, allora sono in giro, ma questo vi volevo dire, continuate a seguire, in tutti i video ho spiegato abbondantemente qual è l'evoluzione, come deve andare, quali sono le probabilità, perché la certezza non ce l'ha nessuno, ma avete visto che già stanno cambiando di nuovo, quindi questo perché c'è un vortice polare molto debole che predispone a che avvengano simili fenomenologie. Aggiornerò questo, la faccio a tutti, ciao ciao.